Allora, tutti ragazzi, qui Wolf, siamo tornati con la seconda puntata per quanto riguarda la crisi dell'FPS. Ora, in questa puntata vedrete gli altri due FPS che sono usciti in apparente quest'ultimo anno videoludico, ovvero Killzone Shadowfall e Titanfall. Ora, perché li ho messi assieme? Sì, perché ragazzi, allora, come giochi sono, si può dire, diametralmente opposti. Da una parte, infatti, Killzone è un'esclusiva PlayStation 4. E dall'altra Titanfall è un'esclusiva Microsoft, però non è soltanto Xbox One. Vabbè ragazzi, poi comunque vi dico subito che questo video qua non è stato preso da nessuno e tre, tutto l'ho fatto io contro il bot. È un po' quello che è, ma perché proprio mi serviva proprio fare tanto farvi vedere comunque com'era il gameplay. Ora, perché sono diametralmente opposti? Perché da una parte avete Killzone, che è un gioco che si potrebbe quasi affermare che sia un gioco realistico. Perché comunque si sente veramente la pesantezza delle armi, cioè si vede che le armi hanno più rinculo, si muovono meno velocemente, anche il soldato si muove velocemente, poi non avete l'aiuto alla mira che avete invece in praticamente tutti gli altri giochi. E quindi è un gioco sicuramente meno arcade, anche rispetto comunque agli altri, infatti per quel che mi riguarda si può definire il gioco più difficile. E infatti per questo motivo diciamo che sia un gioco quasi di nicchia, perché comunque è giocato da relativamente poche persone, cioè online più di 500-600 persone non ci sono mai. Ora invece, mentre se voi vedete Titanfall, è un gioco che metto esclusiva Microsoft perché prende il 360, Xbox One, PC e Titanfall 2 comunque uscirà anche per PlayStation 4, quindi esclusiva del cavolo, come tutte quelle che ormai ci ha abituato lì. Comunque, diciamo, è completamente diverso, poiché è molto arcade, ricorda in certi casi Call of Duty, punta molto sul movimento, e poi comunque si può anche affermare che le armi comunque siano molto più semplici da controllare, proprio perché si avvicina molto a Call of Duty, visto che comunque è stato fatto da una parte degli ex Infinity War, quindi diciamo, COD l'ha creato loro. E beh, oltre a questo poi, questo qua per quanto riguarda i multiplayer. Vabbè, poi comunque ricordiamo anche che Titanfall ha i titani e poi ha anche lì le straordinarie abilità dei piloti, per esempio possibilità di saltare proprio velocemente a super forza. Mentre Killzone diciamo che ha abilità forse un po' più normali, però comunque interessanti, cioè lo so, per esempio avete, vabbè, la cosa della stessa di generazione, poi avete questi robottini che vi ammazzano oppure vi possono stordire come le flashbang, poi non so, potete per esempio avere degli scudi, avere un teletrasporto. Quindi comunque ci sono anche qua delle abilità che rendono caratteristico. Poi una caratteristica che ho apprezzato molto per quanto riguarda Killzone è il fatto che fra tutti è quello che ha comunque un single player più serio, perché comunque è un single player dove un po' di libertà vi viene lasciata, infatti è possibile anche fare degli obiettivi secondari, e poi soprattutto comunque ha una storia di fondo che ha senso e comunque vi coinvolge almeno un po'. Però adesso vi chiederete, ok, va bene, ma cos'è che hanno in comune questi due giochi? Bene ragazzi, un solo elemento, la loro longevità. Sì, perché ragazzi, se Titanfall e Killzone dopo un po' annoiano. Io l'ho provato con Killzone, cioè io Killzone sì, l'ho giocato un po', adesso non vi saprei bene dire quanto, 5-6 ore, poi l'ho lasciato stare. Perché praticamente cos'è che mancano? Mancano gli sbloccabili, cioè ci sono molto meno sbloccabili perché le armi già sono poche e poi sono tutte disponibili. Gli unici sbloccabili sono gli accessori per quanto riguarda le armi che devono essere sbloccati completando varie sfide, un po' come i vecchi Call of Duty. E poi comunque adesso utilizzando le varie abilità delle varie tre classi, perché comunque è organizzato in tre classi, praticamente viene data la possibilità di migliorare queste caratteristiche e basta. Mentre al contrario, comunque magari degli altri giochi come potrebbe essere Battlefield Call of Duty, che hanno molti più contenuti, anche per quanto riguarda la modalità, alla fine la modalità principale è zona di guerra, dove pente si combatte per una serie di obiettivi, e poi ovviamente c'è del match squadre. Mentre per quanto riguarda Titanfall il problema è lo stesso, perché sì, ok ragazzi, dalla parte si sbloccano più cose, anche se comunque è un sistema di avanzamento diverso, perché come detto prima Killzone le armi c'erano tutte sbloccate e si avanza per i cosiddetti, cioè proprio
col numero delle sfide, cioè con più sfide completate per andare avanti, quasi dei livelli. Mentre Titanfall ha gli stessi livelli, ha una specie di modalità prestigio, che sono le varie generazioni, però come ho detto prima, è ripetitivo, sì, perché comunque io non l'ho giocato perché non avendo né un PC da gaming né il boss fan né il boss da 60. Ma se voi sentite tutta la gente che ha giocato, ha detto chiaramente sì, ok, tutti scatenati perché è uscito, hanno, cioè comunque ci hanno giocato, hanno parlato un po', ma poi l'hanno lasciato stare. Proprio perché dopo un po' è ripetitivo, perché comunque le modalità sono quelle che sono, cioè sono relativamente poche, anche le mappe sono quelle lì. Poi di DLC, cioè poi se ne è uscito soltanto uno, c'è cioè giù praticamente tre mappe, poi anche il numero di armi di Titan sono pochi. Quindi ragazzi, capite come diciamo che la longevità sia di Killzone che di Titanfall è limitata. Quindi, dopo aver introdotto comunque questi due giochi, potete capire, ovviamente io li ho messi tutti e due insieme proprio perché adesso in questo video voglio anche un po' spiegarvi diciamo proprio cosa consiste, ovvero questa crisi di longevità, ovvero che se scusiamo Battlefield, per adesso non è esistito un FPS, qualsiasi FPS, che comunque tenga per tanto tempo attaccato allo schermo. Perché comunque, ve l'ho detto, cioè insomma, questi Killzone e Titanfall avevano delle possibilità, ma sono mancati comunque contenuti. Cosa è stato uno schifo, l'unico che aveva comunque. L'unico che secondo me si è salvato è stato Battlefield. Poi questo è stato causato anche per un cambiamento, ovvero che io comunque seguo un po' di. Comunque seguo un po' di forum dei videogiochi. Adesso ragazzi, questo qua vedete un filmato delle tre per quanto riguarda Titanfall. Comunque stavo dicendo, io seguo un po' i siti dei videogiochi. E tutti diciamo che ormai c'è una classica storia, ovvero che sei un fuorumino per World. È bello, cioè World è bello. Se invece non lo è brutto. Poi vabbè, multiplayer è la rovina dei videogiochi come gli FPS. E c'è proprio questa modalità. Adesso, tralasciando tutto perché comunque sono anche una questione di gusti, ma secondo me comunque gli FPS, cioè hanno la loro propria capacità di spingere a giocare proprio dei multiplayer. Perché se voi ci pensate un attimo, alla fine forse sono quelli più semplici da giocare. E comunque che anche se non avete tanti amici che ci giocano, comunque ci potete giocare. E quindi proprio si spera che questa crisi comunque si possa risolvere in questo anno videoludico. E comunque secondo me qualche possibilità ci sono, perché comunque Battlefield 4 si sta rialzando, quindi infatti vedendo anche le date degli ultimi DLC usciti, che dovrebbero uscire, vedete, non sono ancora usciti, quindi si può affermare che probabilmente durerà sicuramente un altro anno. Poi come sapete stanno uscendo praticamente 4 nuovi FPS, che sono, beh, Destiny, penso come conosciamo tutto, un stile un po' Borderlands e Halo, che secondo me ha buone possibilità, perché comunque sembra essere veramente grande, come per quanto riguarda il gioco. Poi sembra comunque multiplayer possa tenere tanto. Quindi secondo me se lo fanno bene può essere un'altra possibilità. Ora poi parliamo di Far Cry 4. Io ho giocato sia il 3 che il 2. Allora il 2 secondo me aveva qualche problema. Il 3 invece da una parte aveva una campagna che era bella. Comunque quelle 20 ore vi teneva. Il problema era il multiplayer. Perché comunque aveva lo stesso problema. Comunque se poi avesse un gameplay molto vicino a Call of Duty, che sia anche agognazione in quanto riguarda le classi, aveva però un principale problema, ovvero i server. Ragazzi, il server era veramente uno schifo. Proprio problemi di host, ma problemi di tutti i colori, lag. Quindi, ragazzi, secondo me se risolvono questo problema, lo rinnovano un po', può essere un bel gioco. Ma come sapete, i principali due che usciranno alla fine saranno Call of Duty Advanced Warfare e Battlefield Hardline. Allora, per quanto riguarda questi due giochi, io diciamo che non so. Perché comunque per quanto riguarda Call of Duty Advanced Warfare dobbiamo aspettare ragazzi, adesso vediamo com'è che verrà fuori il multiplayer e poi vediamo. Si sembra che comunque ci siano delle nuove idee, per esempio l'esoscheletro che vabbè è stato coperto da questo, questo, quell'altro. Ragazzi, se proprio per questo in Crysis e in Far Cry l'organizzazione delle classi è la stessa di Call of Duty. Cioè poi comunque non credete che la storia, per esempio l'esoscheletro l'abbia inventato Titanfall o Ghost Recon, chissà da quanto tempo è che esiste.
Quindi capite come comunque voglio aspettare. Per quanto riguarda Battlefield Island, invece forse quello che per adesso sa di più, perché il multiplayer si è visto, e vabbè, certi dicono è che non si è rinnovato. Ragazzi, la verità è che io l'ho provato poco, però comunque hanno già detto che uscirà una open beta a ottobre prima dell'uscita del gioco, quindi avremo possibilità di provarlo. Ci sono dei comunque io l'ho provato e ho visto un po' comunque la valutazione di gente, diciamo, più esperta di Battlefield, quindi non qui per esempio di Milagrodo, ma gente che ha giocato comunque ha fatto competitive, che gioca da tanto, che gioca tanto Battlefield e ci ha giocato tanto. E ragazzi, hanno detto tutti, è cambiato. E infatti mi sono accorto un po' anch'io, perché comunque, diciamocelo, punto un pochettino più sull'arcade, non ci sono quei contenuti per quel che riguarda riguarda gli ambienti militari, sono scontri molto più urbani e poi soprattutto le armi, cioè, sembrano meno facilmente controllare, quindi qualche cambiamento c'è stato. Oh ragazzi, ormai praticamente il video sta per finire, quindi spero che abbiate capito che cosa intendevo io con crisi degli FPS, quindi non crisi di vendita né longevità. Quindi poi comunque adesso lasciate un like, commentate su cosa ne pensate dei 4 nuovi FPS che principali che dovrebbero uscire. Secondo voi potrebbero risolvere questa crisi oppure no? Poi iscrivetevi e niente ragazzi, bene a tutti da Wolf e ci vediamo al prossimo video.